Il 19 aprile avrebbe dovuto aprire i battenti Vinitaly, la più importante rassegna di vino italiano al mondo. Tutti gli anni noi appassionati, operatori, esperti, ci diamo appuntamento con i produttori di vino per capire che cosa sia accaduto nelle loro vigne, nelle loro cantine nella vendemmia precedente. Quest'anno Vinitaly, come tutti sappiamo, è stato annullato, ma noi, sommelier calabresi di Fondazione Italiana Sommelier, non abbiamo voluto farci mancare questo incontro, questo appuntamento. Abbiamo chiesto ai produttori di vino calabresi di allestire, è il caso di dire, un vero e proprio spazio espositivo, uno stand casalingo, possiamo dire, nel quale raccontare la propria azienda e i loro vini. Io ringrazio tutti i produttori che hanno aderito, hanno mandato dei video davvero interessanti. Vi posso garantire che guardandoli non manca quello che è l'aspetto che noi riteniamo fondamentale, cioè la degustazione. Effettivamente guardando il video, ascoltando, vedendo come i produttori hanno allestito questo video, noi ci rendiamo conto, apprezziamo quella che è l'essenza che loro esprimono. Perché questi video sono davvero espressione di grande forza d'animo, espressione di passione per il loro lavoro, espressione anche di rispetto, io dico, per chi come noi vuole capire, aspettava questo evento che loro non ci hanno voluto far mancare. Quindi io li ringrazio per questo, perché ci hanno dato l'opportunità di allestire un vero e proprio stand regionale. Noi questo stand lo abbiamo chiamato Calabria Vinus proprio per non nasconderci, proprio per sottolineare il periodo in cui che stiamo vivendo, e devo dire che è uscita fuori una bella cosa, un bel lavoro. Io, insieme agli amici che abbiamo promosso questo evento, siamo davvero contenti di quello che è uscito e vogliamo condividere. Il 19 aprile noi all'appuntamento ci saremo. Il 19 aprile noi taglieremo il nastro di Calabria Vinus e aspettiamo tutti quanti voi da casa, comodamente, sceglierete quella che è l'azienda che volete visitare, la vostra azienda preferita, e avrete anche quest'anno la possibilità di capire che vini hanno prodotto i nostri bravi produttori. Grazie ancora, vi aspettiamo. Thank you.